Sì, buongiorno. Un comitato nazionale di ordine e sicurezza piuttosto consistente oggi qui a Milano, la riunione che è iniziata intorno alle 10:30-11, dopo che il ministro dell'Interno ha voluto salutare gli uomini delle centrali operative provinciali, ringraziandoli per il lavoro fatto fino ad ora, ma non soltanto, soprattutto anche nella giornata oggi di Ferragosto. Il capoluogo lombardo è stato scelto in un anno molto particolare, l'anno in cui proprio la pandemia da Covid-19 ha colpito il nostro paese, ma ha colpito soprattutto la regione Lombardia, una regione dalla quale si vuole ricominciare non soltanto dal punto di vista economico, ma anche ovviamente dal punto di vista della sicurezza. E proprio di questo si è parlato all'interno di questo Comitato Ordine e Sicurezza, al quale prendono parte tutte le forze dell'ordine, le forze armate, i servizi, anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Si è parlato proprio delle norme anti-Covid, della sicurezza legata proprio a questi mesi di pandemia. Ma altri temi fondamentali ovviamente sono quelli dell'immigrazione, tema caldo, legato anche al tema della pandemia. Ci sono stati tanti sbarchi, molti più sbarchi rispetto all'anno precedente e coincidono proprio con questa malattia che sta colpendo il nostro paese. Si è parlato ovviamente anche di tanti altri temi legati alla sicurezza, come la criminalità organizzata, la violenza di genere e poi come la criminalità organizzata si è riorganizzata proprio anche in temi di pandemia, utilizzando più il web ovviamente che la strada, meno reati per strada, più reati sui nostri computer. A breve ci sarà la conferenza stampa del ministro Lamorgese. Per il momento da qui è tutto, noi la seguiremo in diretta. Voi.